oltre 30.000. Questo è il numero dei ricercatori italiani che lavorano fuori dal nostro paese secondo le stime del Ministero degli Esteri. Negli Stati Uniti siete circa 15.000, 6.100 nel Regno Unito, 4.000 in Francia, ma siete ovunque, un piccolo manipolo in Corea e poi in Argentina, Sudafrica, India. Non c'è un continente in cui la scienza non progredisca anche grazie a ricercatori italiani. E questo è naturalmente motivo d'orgoglio, ma non è una novità, perché la ricerca per sua natura è internazionale, non conosce confini. Da sempre, oltre alle idee, hanno viaggiato le persone, a cominciare dal genio per eccellenza, Leonardo, che nel 1517 si trasferisce in Francia, dove continuerà i suoi studi di ingegneria, anatomia e sulla natura. Ma se la scienza antica ha in comune con quella moderna curiosità e passione, ben altri sono i mezzi di cui disponiamo oggi, mezzi tecnici naturalmente, ma soprattutto il più potente di tutti, l'unione delle capacità mentali. Perché se la scienza antica era caratterizzata da geni solitari, quella moderna trae la sua forza dalle grandi collaborazioni, come quelle che sostengono la fisica delle particelle al CERN o la grande ricerca spaziale coordinata dalle agenzie internazionali, fino alle piccole collaborazioni fra ricercatori che si stabiliscono quasi spontaneamente per indagare problemi specifici, come alcuni di quelli che hanno a che fare con l'epidemia che stiamo vivendo. I ricercatori italiani all'estero sono allo stesso tempo parte della comunità scientifica del nostro paese, di quella del paese che li ospita e della comunità internazionale largamente intesa. Ora, per il bene di tutti noi che dalla ricerca ci aspettiamo conoscenza e soluzioni, è importante che queste tre identità convivano senza affievolirsi. È fondamentale che la nostra nazionalità continui a essere una risorsa per chi fa ricerca all'estero ed è cruciale che la grande qualità dei ricercatori italiani sia percepita all'estero come la naturale conseguenza di un'eccellenza scientifica che non venga fraintesa per una somma di talenti individuali, cosa che sarebbe inverosimile vista la vostra ubiqua e numerosa presenza. Per tutto questo c'è l'impegno degli addetti scientifici e della rete diplomatico-consolare. C'è il supporto di Innovitalia, il portale della diplomazia scientifica italiana, ma soprattutto per il mantenimento di un'identità scientifica italiana, noi cittadini contiamo sulla vostra collaborazione attiva, sulle vostre intelligenze e sul vostro impegno.